È arrivata questa mattina alle 9 a Porto Empedocle la nave della Marina Militare Libra che ha trasportato da Lampedusa un carico di feretri. Sono le vittime del naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, quando un barcone con a bordo circa 500 migranti si è ribaltato davanti all'isola dei Conigli. 150 migranti in quell'occasione sono stati salvati, gli altri sono annegati ed il bilancio dei morti è di 364. Libra domenica ha trasportato i superstiti di queste tragedie, oggi purtroppo avete un carico di morti. Beh, la Marina è comunque stata presente nel soccorso e ha dato la disponibilità delle sue unità navali per questi eventi, che sono sicuramente straordinari, e quindi siamo qua anche per questo. Sono 150 bare, alcune bianche, quelle dei bambini. Ad accoglierli sulla banchina del porto tutte le autorità militari ed il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto. Le salme sono state trasportate al cimitero di Piano Gatta di Agrigento. E queste 150 bare vanno ad aggiungersi alle altre 150, quelle arrivate domenica pomeriggio a Porto Empedocle con la nave della Marina Militare Cassiopea. Intanto nel pomeriggio di oggi è attesa sempre a Porto Empedocle un'altra nave della Marina Militare, la Tremiti, con a bordo altri 85 feretri. Sono gli ultimi morti del 3 ottobre, a cui si aggiungono i 21 morti del secondo naufragio, quello di venerdì scorso, 11 ottobre, a 60 miglia da Lampedusa.